Potrebbe essere questa la settimana più calda dell'estate, dicono gli esperti, e con il caldo non si scherza, le temperature sono in aumento, occorre prestare molta attenzione alle fasce deboli della popolazione. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per ondate di calore emanato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per prevenire gli effetti dell'innalzamento delle temperature sulla salute dei cittadini. Le fasce più a rischio sono le persone anziane, i neonati, i bambini, le donne in gravidanza, ammalati cronici, le persone senza fissa dimora. Ad andare maggiormente in sofferenza sono gli over 70, soprattutto chi ha patologie croniche pregresse, ma anche quella fascia di popolazione cosiddetta fragile, persone sole o con difficoltà economiche e che quindi non riescono a curarsi bene. Nel Salernitano i nonnini che vivono questa condizione di solitudine sono circa 20.000. Per tutti, anche per i nostri animali domestici, la prevenzione resta l'arma migliore e la Protezione Civile regionale consiglia alcune semplici regole da seguire. Innanzitutto il consiglio principale è cercare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 18, cercando di evitare anche l'attività fisica. Importantissimo è assicurarsi un'idratazione costante, quindi bere costantemente durante tutto l'arco della giornata, semplicemente dell'acqua, evitando bevande zuccherate o alcolici. È importante anche mangiare molta frutta fresca, fare pasti leggeri e indossare anche abiti molto, molto leggeri. In casa è importante ombreggiare le finestre, soprattutto quelle esposte a sud-sud-est, assicurando però un'adeguata circolazione dell'aria. Se usiamo i climatizzatori, impostiamoli tra i 25 e i 27 gradi, in modo tale che non ci sia un'eccessiva differenza di temperatura con l'esterno, soprattutto quando poi usciamo di casa. Non dimentichiamo i nostri animali domestici, quindi assicuriamoci che anche loro bevano costantemente. Se dobbiamo viaggiare, cerchiamo di evitare di usare l'auto nelle ore più calde della giornata. In caso di viaggi, comunque è importante areggiare l'abitacolo prima di entrare in macchina, impostare una temperatura, se usiamo l'aria condizionata, non inferiore a 5 gradi rispetto alla temperatura esterna, e soprattutto non direzioniamo le bocchette dell'aria condizionata direttamente verso i passeggeri, ma sempre in maniera indiretta. Facciamo una buona scorta d'acqua anche in macchina e assolutamente non lasciamo mai da soli i nostri bambini in auto.